Salve a tutti e bentornati sul mio canale, io sono Raffaella Sims ed eccoci qua in un nuovo video, ragazzi, bentornati su questa serie Lupesca. Oggi siamo tornati a giocare con i nostri lupetti mannari carini e coccolosi e rabbiosi e nello scorso episodio è successa finalmente una cosa che io aspettavo da un po', ovvero abbiamo finalmente fatto crescere Balto. Baltino è cresciuto, è diventato un lupetto bebè e adesso finalmente possiamo farci qualche interazione in più, anche se la fase da lattante mi mancherà parecchio perché era veramente tanto carino. Adesso andiamo avanti perché ho un po' di cose che voglio raccontarvi, un po' di idee che mi sono venute in mente per la nostra Anita. Intanto qua stanno andando tutti a dormire e si sono dimenticati di avere un figlio che continua a andare avanti nel suo percorso di vita. Allora, cos'è questa cosa che vi ho detto all'inizio? Ho intenzione di far evolvere un po' la vita lavorativa della nostra Anita. Ebbene sì, dopo che il buon Balto è cresciuto, altra novità, dobbiamo un po' smuovere la situazione. Sapete che la nostra Anita come lavoro lavora in un bar, in questo momento è a livello 3 di barista. Ma non è un lavoro che in questo momento penso sia la cosa giusta per lei. Ma in realtà non tanto il lavoro da barista, perché ci sta? Ma come lo fa? Perché ho intenzione di fargli acquistare un bar vero e proprio. E chi è che chiacchiera qui? Balto, non fare casino, si è sporcato il pannolino. Quindi questa è un'idea che mi è venuta in mente e ho intenzione di fare. Intanto il nostro Wolf dice che vuole avere una dinamica rigida. Beh, effettivamente il nostro Wolf non è proprio l'uomo più amorevole del mondo. Quindi sì, diciamo che ha una dinamica rigida. Poi potrebbe essere sempre una cosa che cambierà. Ah, beh, pensate, persino da grandi si può cambiare il pannolino. Però lo fa in una maniera un po' come se gli stesse massaggiando la pancia. Che cosa strana. Tanto il bambino è un po' arrabbiato perché siamo rimasti, insomma, che c'è la luna piena e oltretutto ha bisogno di divertirsi, ma nel frattempo è anche stanco. Andiamo tutti a dormire alle 8 del mattino, un po' tardino, eh? Cioè, sarebbe ora di alzarsi e loro vanno a letto. Allora, abbiamo anche un nuovo kit, che io ho fatto la recensione, se volete andarlo a vedere ve lo lascio che esce qua sopra, il kit cameretta fiabesca. E c'è qualcosa, andiamo subito a vedere, che forse potremmo mettere per il nostro ragazzo, eh? Allora, c'è il fasciatoio, questa mi piace molto, peccato che non so se ci sia un bambino che assomiglia al nostro. Beh, un po' assomiglia a lui, è un po' chiaro. Rispetto a lui è più scuro, però un pochino gli assomiglia. Mettiamola più piccola perché è troppo grande. Io direi di prendere al piccolo Balto questo pupazzino che non so se vi ricordate, ma nella recensione a me piaceva tantissimo. Dovrebbe, spero, essere giocabile. Mi sa che fa ambiente. Sì, non fa abilità, mannaggia, è solo decorativo. Vabbè, lo mettiamo lo stesso. Magari prendiamogli il procione, che in realtà è una femminuccia. Vediamo se comunque potrà interagirci. Adesso aggiustiamo un po' i bisogni. E ho visto male io, sopra la testa di Anita c'era un sonaglino. Lei la vedo un po' strana, infatti è tutta turbata, Anita. Ma ci devi dire qualcosa. Perché fai questa faccia terribile? Mamma mia, che ciapette! Che ciapette! Dove sta andando? A prendersela col pupazzo? Vedo Anita un po' strana. Una cosa strana gli è apparsa sulla testa. Che deve fare? Come vomita? Anita, che senso, devi vomitare, non sei malata? Vi faccio vedere anche questo momento catartico. Lo so, volevate vedere lei che vomita. Allora, Anita, io non so quale sia il problema, però intanto pulisciti, lavati, che purtroppo non si può più fare la doccia, quindi dobbiamo sempre leccarci come le bestie. La nostra Anita sta svalvolando. Oh, mamma mia, questo gli farà salire la furia, mi sa, prima del previsto.
La nostra Anita sta parecchio fuori di testa, il che in realtà è normale perché lei è sempre così, però la vedo particolarmente più fuori di testa. Poi sta salendo tanto la furia. Ma come? Anche lei dà dinamica rigida? Va bene, speravo che con tua madre non l'avessi, va bene, perché lei è purtroppo arrabbiata. Oltretutto, guardate, ma è ingrassata! La vedete? È ingrassata! No, ha messo su ciccia! Lui... non so se avete notato la faccia terrorizzata del figlio, che tipo dice, ma qua che famiglia di matti sono capitata. Intanto il momento del bagnetto è sempre una cosa carina, se riusciamo a lavarci, secondo me è il pasto grandioso che l'ha fatta un po' ingrassare. Intanto è triste, è passata la tristezza alla rabbia. Il bambino tutto questo è triste anche lui. C'è proprio la faccia frustrata, guardate. No, Anita, che succede? Oh, grazie a Dio è tornato papà. Papà, prenditi cura di tuo figlio, per piacere. Allora, come sapete, la nostra Anita ha questa amicizia con Filomena. Filomena è una sim che ho creato io e è una vampira. Teoricamente non dovrebbero andare d'accordo, ma non si sa per quale motivo loro vanno d'accordo. Insomma, potremmo chiedere a lei, perché comunque... ha molta esperienza nel mondo occulto, per vedere che cosa ha il nostro Balto di speciale. Potremmo farci dare una mano da un vampiro, il che è molto strano, perché è strano che potrebbe darci una mano, ma essendo che è nostra amica, potremmo più avanti provare a chiedergli un consiglio. Vediamo, facciamo una cosa alla volta. Wolf, prenditi anche tu cura un po' di tua moglie. Viva! Facciamo un po'. Allora, lei ha un pochino bisogno di andare in bagno. Oh, ragazzi, penso di aver scoperto perché Anita è un po' strana oggi. Fai un test di gravidanza, Anita, tesorina. Ma ci dovevi dire qualcosa, non ce lo potevi dire prima? Ragazzi, vediamo che succede. Che cosa vi devo dire? Qua qualcuno mi sa che è in dolce attesa. Facciamo il test. Oddio, 24 ore per pagare le bollette. Ragazzi, Anita è incinta. Aspettate che fotografo questo momento incredibile in cui lei è seduta sulla tazza del vato. Anita è incinta, ragazzi. Ecco svelato il mistero. Mi sa che qualcuno nello scorso episodio si sia leggermente fatta ingravidare. Che bello, auguri. Dovremmo dirlo al nostro Wolf. Condividi la grande notizia. Sono incinta, tesoro. Ma come? Invece sì. Evviva, felicitazioni. Insomma, ragazzi, la nostra Anita è incinta. Ecco svelato un po' il mistero. In realtà è pazza perché è pazza di suo, però particolarmente è un po' esuberante secondo me per questo motivo. Però si mangia per due, questa sensazione ci fa stare bene. È felicità. Il che è buono. Sta per arrivare Baby 2. Balto, diventerai un fratello puzzolente, ma un fratello. Sta recuperando un po' di sonno, meno male, poverino. Sapete che quasi quasi cambio gli abiti. Diventerai padre per la seconda volta, Wolf. Sei contento, eh? Non sei riuscito a prenderti cura nemmeno del primo. Ho molta paura. Sapete questo cosa vuol dire? Cioè, questi già fanno fatica a prendersi cura di un bambino, figuratevi di due. Pregate per me, ragazzi, perché i prossimi episodi saranno un macello. Guardate, guardate che bello, che bella la lupa col pancione. Ditemi se non è bellissimo vedere il lupo mannaro che è incinta. Che bello. Sì, perché anche la forma lupesca si modifica e quindi lei ha la pancia anche in versione mannara. Infatti le foto che abbiamo nella parte del salotto sono le foto della prima gravidanza. Adesso faremo le foto anche della seconda. Mi sono stancata di vederla sempre con gli stessi vestiti e quindi adesso vedremo di mettergli qualcosa di diverso. Allora, ragazzi, eccoci finalmente. Allora, ci sono stati un po' di cambiamenti. Alla fine ho optato per questa, diciamo, salopette morbidosa,
che così insomma la copre, ma riusciamo lo stesso a vedere un po' il panciotto, e gli sta molto bene, le scarpette pure, delle belle scarpette sportive. Ha cambiato anche le unghie, vedete, adesso ve le faccio vedere un pochino più da vicino. Abbiamo messo delle unghie azzurre, prima le avevamo tipo viola, un altro colore. Abbiamo cambiato anche il braccialetto e soprattutto abbiamo cambiato la pettinatura. Io ho messo questa pettinatura molto carina, questa dovrebbe essere di in affitto, guardate come gli sta bene, anche una collanina diversa, e io ho messo anche delle cigliette perché non le aveva. E insomma, eccola qua, ha cambiato stile, sta molto bene. Comunque anche il nostro Wolf finalmente è felice di qualcosa, grande notizia, in estasi dopo aver saputo di un nuovo membro della famiglia, bene bene. Questo giorno sim sta giungendo al termine e nel prossimo cerchiamo di fare quella cosa del bar. Comunque, sono contenta che lui è felice, l'ha presa bene che diventa papà bis. Bene bene, chissà come la prenderà lui. Mamma mia, è così sporco, raga, è così sporco che i capelli da neri sono diventati marroni, lo notate? E io sono due volte che cerco di lavarlo, l'interazione non si completa. Allora, io approfitterei di questa di questo piccolo momento di calma per insegnare a Balto ad andare sul vasino. Perché non puoi sempre fare la cacca d'osso, eh. Devi imparare a farla nel posto giusto. Oh, che bello. Impariamo anche questa cosa nuova, Bravo il nostro Balto che impara a fare la cacca. Beh, dai, dai, finalmente Wolf sta iniziando a fare il padre. Gratulazioni. No, perché Anita veramente non ce la fa da sola, cioè. Vi avevo promesso, adesso andiamo a creare un piccolo bar e vediamo se possiamo comprarlo. Allora, la nostra Anita è tornata da sola prima da lavoro. Ormai è tornata e abbastanza arrabbiata, vedo, perché mi sa che la furia ha fatto il suo inesorabile effetto e dice che il lavoro gli fa schifo. Bene, vi voglio dire che ho provato, mentre lei stava a lavoro, a fare quella cosa del bar, ma ho scoperto che non è possibile farlo. Ebbene già, ho provato ad aprire un negozio, però a salvarlo come bar, non come negozio, e diceva che ci lavorava qualcun altro e quindi non potevamo lavorarci noi. Poi ho provato ad aprire un negozio vero e proprio, cioè quindi non definirlo come bar ma come negozio. Provavo a lavorare al bancone e niente, la gente entrava ma non si sedeva e non ordinava le bevande. L'ultima cosa che posso provare, dopodiché vediamo cosa fare, però in ogni caso voglio fargli cambiare lavoro, perché anche dopo questo vedo che lei non ha molta più voglia di fare questo lavoro, si è stancata. Proviamo a prendere un bar e vediamo se riusciamo a fare le bevande, diciamo, in questo modo, a fare la barista un po' così fuori da casa. Stiamo attenti, perché io mi dimentico che lei è incinta a certi momenti. Allora, gravidanza, secondo trimestre, fra 14 ore, ok? Quindi siamo ancora al primo trimestre. Chissà chi sarà, chi ci sarà qua dentro, forse un maschietto o forse una femminuccia, chi lo sa? Guardatela come fiera la nostra mamma Mannara, mamma mia. Sono molto autoironica su questo, vorrei sapere nei commenti da voi se pensate che sarà un maschio o una femmina, ma visto che i commenti su questi miei video, soprattutto nella serie dei lupi mannari, non ce ne sono mai, nessuno mai commenterà e quindi nessuno mai me lo dirà. Dai, da una parte spero che sia una femminuccia, perché così facciamo la coppia e ci abbiamo entrambi i sessi, è inutile che ve lo dica. Sì, The Sims è un gioco molto strano, cioè non puoi avere le cose che vuoi, cioè ci abbiamo i bar e tutto, poi vado a provare a fare un bar? No, non lo puoi gestire tu, ma che cacchio. Ah, aspettate, questo è un bar portatile. Teoricamente se è portatile vuol dire che noi ci possiamo mettere anche qua, intanto lo mettiamo qui dentro. Proviamo a vedere se possiamo vendere in giro allora a questo punto. Vediamo se viene qualcuno, per esempio lui è qua. Dovrebbe arrivare la gente, perché la gente non viene? Cioè alla fine lei si sta facendo una cosa da sola invece che farlo per gli altri. Nonostante a lei piaccia come attività, la gente non arriva. Mi vedo costretta a cercare un altro lavoro per questa donna.
Volevo farvi notare che la nostra Anita ha due punti di capacità ed è da un bel po' che non aggiorniamo la situazione perché lei non ha sbloccato proprio tutto. È al massimo livello. Abbiamo ancora delle cose che potremmo aggiungere. Quelle verdi sono quelle che già abbiamo. Io voglio darle la possibilità di trasformare gli altri in lupi mannari perché lei ancora non può, come dire, tramandare la cosa mordendo. E sarebbe questo qua, portatrice di maledizione. Poi gli mettiamo anche guarigione naturale perché, non so se lo faremo, però intanto ce lo sblocchiamo. Lupa immortale, ovvero vivi per sempre, non è sbloccato, non potremmo aggiungerlo. Per sbloccarlo dobbiamo avere questo, guarigione naturale. Quindi aggiungiamo questi due punti, va. Niente cara. Evidentemente non possiamo fare il lavoro da barista. La nostra Anita si sente più allegra del solito, quindi vuole passare da testa calda ad allegra. Che bello. Io penso sia perché con la gravidanza ha questo stato morale felice e quindi sì, vai. Mi piace questo cambiamento. Giustamente, come sei elegante quando mangi, Anita. Giustamente, con la gravidanza lei è molto più contenta. Quindi le sta facendo bene essere incinta, che bello. In realtà una cosa che anche mi piacerebbe fare, ho comprato il pacchetto quello espansivo che si possono fare i gioielli e tutte queste cose, non l'ho ancora mai provato, cioè io l'ho comprato e non l'ho mai usato. Allora, intanto facciamogli lasciare il lavoro che aveva prima. Dobbiamo comprare il tavolo da lavoro, giusto. Ok, allora queste sono tutte le cose che vengono aggiunte con il pacchetto espansivo che si chiama creazioni di cristallo. Questo ci serve, il tavolo gemmologico, il che ci porterà anche fuori a cercare le gemme. Allora dovremmo creare un'altra stanza. Già. Siamo ancora nei limiti, vedete che abbiamo quasi, cioè praticamente mettendo questo quadrato qua abbiamo finito lo spazio per costruire. E vediamo un po' se è una cosa adatta a lei. Non sono molto sicura se mi piacerà o meno, però voglio provarci. E andiamo subito un attimo a vedere. Possiamo aprire, c'è un inventario. Taglia gemma, progetta un gioiello. Progetta un gioiello casuale, spendiamo 300 simoleon. Taglia gemma, non abbiamo niente. Possiamo comprare queste. Sono anche divise per categorie. Io direi di andare per gradi. Iniziamo tagliando una gemma. Dobbiamo sceglierne due, giusto? Una gemma e un cristallo. Prendiamo lo zaffiro. Allora, la nostra Anita è intenta a provare questa nuova abilità. Visto che non è un lavoro già subito, vediamo. Se ci piace quello che vediamo e lei pure gli piace, possiamo registrarla poi al registro del lavoro e fa, diciamo che ha un lavoro autonomo. Abbiamo questo cristallone gigante che stiamo cercando di lavorare. Intanto guardate che panzona che c'ha la nostra Anita. Se puoi, è un bel patin. Perla rara, mentre Anita osservava con attenzione i vari spigoli e sfaccettature del cristallo davanti a lei, l'universo sembra ricambiare il suo sguardo. È destino? E Anita deve prenderlo come un segno che gradisca la gemmologia? Sì! Bene, allora, gradisci la gemmologia. Ha finito, immagino, sta andando a liberarsi, povera Crista. No, mi sa che l'ha interrotto, non ha finito niente. Ah no, scusami Anita, poteva riprendere che il cristallo è ancora qua. Poteva riprendere, l'ho fatta quasi pisciare addosso. No, non ti mangiare quella roba lì. Sai cosa ti devi mangiare? Ragazzi, non lo faccio mai, ma visto che mi sta ingrassando sta donna, dobbiamo fare mangiare a un lupo mannaro un'insalata. Ebbene sì, è arrivato quello strano momento in cui qualcuno si deve mettere a dieta, ragazzi, perché mi sta andando fuori forma la nituzza mia. Sì, cara, ti fai una bella insalata. La nostra Anita se mangia una bella insalatuzza e via così. Allora, sentite, voglio far fare una foto ad Anita. Adesso andiamo da lei e poi ci salutiamo. Ci
cerchiamo di prenderle la panza. Mi piace anche così. Una così. Ok, adesso devo farne un'altra che la cerco di prendere da lontano. È sempre un po' difficile fare le foto, ma ecco qua. A posto, vediamo un po' cosa siamo riusciti a fare. Vorrei farle diverse. Sempre due, ma diverse. Ecco qua. Vi piace il risultato finale? Così abbiamo i ricordi di tutte e due le gravidanze, ma in una maniera diversa. Loro hanno anche altre foto ricordo, invece, che sono queste, quando ancora non avevano figli. Va bene, ragazzi, io direi che è giunto il momento di salutarci. E insomma, ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo video con questa luna a metà. Ci salutiamo. Mi raccomando, fatemi sapere con un commentino se questo video vi è piaciuto, anche mettendo un bel mi piace, mi raccomando. Abbiamo scoperto questa bellissima notizia, ovvero che la nostra Nituzza è incinta, aspetta un bebè. E quindi non vedo l'ora che nasca. Vi ringrazio per essere stati con me fino a questo punto. E quindi ci vediamo in un prossimo video, qualunque esso sia. E riquindi, io direi, ciao Simmini!